c'è insieme a me oggi? Simone. E Simone, cosa raccontiamo? Te lo dico io. Oggi vi do un'indicazione. Se doveste organizzare un viaggio in Portogallo, non dimenticate di far visita al bellissimo Palazzo Nazionale presente nella città di Mafra, ad una quarantina di chilometri a nord di Lisbona. In modo particolare, all'interno del settecentesco Palazzo di Mafra è presente una splendida biblioteca, sicuramente una delle più belle in Europa. Al di là della bellezza, la particolarità di questo luogo è che risulta essere anche una piacevole dimora di una colonia di pipistrelli che ogni notte pattuglia gli scaffali alla ricerca dei parassiti mangialibri. I ripiani in legno della biblioteca sono pieni di antichi e pregiati libri che uniscono al grande valore la particolare delicatezza. Le pagine di questi tomi sono, per vari tipi di insetto, un piatto molto prelibato. La maggior parte delle biblioteche combattono i parassiti con prodotti chimici, mentre la biblioteca del Palazzo di Mafra ha deciso di allevare questa bella squadriglia di protettori alati. Ovviamente, durante le ore diurne, i pipistrelli se la dormono comodamente dietro le librerie o nel giardino dello stesso palazzo, per poi, al calar della luce e quando la biblioteca è chiusa al pubblico, piombare sulle lunghe librerie per combattere con i tarli. Queste strane cene notturne esistono da secoli e probabilmente dalla creazione della biblioteca, ma questo metodo per tutelare i libri ha chiaramente una controindicazione, che anche i pipistrelli producono escrementi. Vero Simo? Ciao! Fanno la cacca? Sì. Ovviamente non è stato possibile educare i ragazzi volanti ad usufruire dei servizi pubblici e pertanto questi durante la notte lascerebbero uno strato di escrementi sul pavimento, sulla libreria e chiaramente anche sui libri. Ma c'è una soluzione, vero Simo? Soluzione c'è! Ogni sera, prima dell'arrivo dei pipistrelli, gli impiegati della biblioteca ricoprono tutti i mobili e dal mattino provvedono alla pulizia scrupolosa del pavimento. La biblioteca di Mafra è aperta a studiosi e ricercatori e per visitare occorre prendere appuntamento. È sicuramente meritevole di visita, ma non andateci per vedere i pipistrelli, perché essendo aperta durante gli orari diurni, questi molto probabilmente fanno la nanna e voi difficilmente riuscirete a vedere. Ma forse meglio così. Ciao!